Questo, mi fai l'inizio di I Can Get No Satisfaction? No, ma io non canto. Ma che te frega, guarda che... Ma chi è Django? Get... No. Vedi, non, so, non era preparato. No, no, scusate, avrei voluto morire. Veramente. Ha detto Satisfaction e devo dire che è già un buon... Ma come mai? Dico, vedi, vedete poi la RAI, vedi la RAI, insieme, i colleghi si vanno a guardare. Mi sembra strano questa cotteria, io pensavo che tu non esistessi come cosa, no? Perché sono molto... Che io ti vedo sempre in televisione, c'è un tuo visto in... Fiorello è molto carina, è stato molto generoso con me sempre. Scritte. Ecco l'intervista col bel... A casa bel Antonio, a casa. Quanti inviati ci avete voi alla vita in diretta? Beh, più di 30. 30 inviati? Sì, sì, sì. E poi dice che la RAI è in deficit. Sono 4 certo. Ore, scusa, ah. Sono 4 ore di trasmissione Michele. Tutti i giorni da lunedì a venerdì. La Cortellesi, lei la Cortellesi. Tu fai 4 ore da lunedì? 10, 12, 15 collegamenti. Da lunedì a venerdì? Michele! Michele! Chi è? Michele, quanto sei bello, bravo che hai cantato! Michele! Amici della mini in diretta, ciao! Ciao a tutti! Ciao! Sono a Vito Tassera, ti piace Michele? Amici della vita in diretta, non ci crederete, questa sera ci troviamo niente po' di meno. Lei faceva la parodia della nostra inviata che invece di mostrare il personaggio mostrava se stessa, capito? E devo dire la faceva benissimo. Ha fatto arrabbiare un pochino le note, però poi è passato. Noi sappiamo che Fiorello non ci ha mai voluti, ci ha sempre snobbati a noi da vita in diretta, è vero Michele? E invece è stato facile, io adesso sono entrata nel camerino, è bastato allungare 50 euro al portiere. Euri. E ci ha fatto entrare Michele, ora che per camerino, perché è proprio una prima donna, Fiorello. Colpa tua, sì. Mamma, quanto sono tiro! Tantissimo proprio Fiorello, tantissimo. Ma non è vero, ma comunque sappiamo tutti che Fiorello è una grande star, è miliardario, è vero. Ma non però, è vero. Ma adesso è miliardario, però è anche stato un poraccio. Ecco. Purtroppo dobbiamo dire il passato è stato anche bene, scusa, è stata, bene. Michele è stato anche un poraccio. Scusa. Ecco Michele, questa è una cosa forte da dire adesso in prima serata. Purtroppo Fiorello viene dal sud. Ecco, purtroppo Fiorello è siciliano. Purtroppo. Viene da una cittadina, si chiama Augusta, poi non lo conosce nessuno. Comunque, sappiamo non è, che. Non è della vita in diretta. No? Però Fiorello, è chiaro che non era solo quello, abbiamo fatto anche delle cose serissime. Esatto, abbiamo fatto anche delle. Ne ho portata una. Delle, ah, sì? Questo è un bel pensiero, devo dire. Una. Credo che sia uno dei momenti più intensi e insomma, importanti della vita in diretta che hai condotto. Guarda. Che cos'è? Che cos'è? Vediamo. Cronaca, perché noi facevamo molta cronaca. Esatto. E molta naturalmente. Cronaca. Vediamo un po'. Rieccoci insieme, siamo particolarmente orgogliosi di avere con noi in studio il dottor Pietro Grasso, procuratore nazionale antimafia. Commenteremo con lui l'arresto di Provenzano. Lo ringraziamo perché deve in queste ore così importanti, ecco, si alzano in piedi. Studio che... c'è un'Italia riconoscente perché effettivamente questa cosa della mafia che non si poteva sconfiggere aveva stufato un po' tutti e soprattutto dopo le stragi terribili di Falcone e Borsellino e di tanti altri servitori dello Stato e quindi era una soddisfazione. E i tanti, troppi servitori dello Stato che sono caduti nella lotta alla mafia da Falcone a Borsellino a Dalla Chiesa e tanti. Tantissimi altri. Dicevo grazie per trovare il tempo da dedicare anche alla vita in diretta. Che cosa significa avere messo dietro le sbarre quest'uomo che è, come ha detto lei anche ieri, anche stamane, l'uomo e il capo assoluto di Cosa Nostra? Che cosa significa per la legalità, per la nostra sicurezza? Intanto è un grande successo dello Stato, anche se viene dopo tanti anni, ma devo precisare che lo si cerca veramente non da molti anni, dal 96. Come mai? Perché in passato era uno dei tanti e la sua strategia era sempre quella di non apparire. Si nascondeva e loro non lo sapevano che era così importante. Posso dire una cosa, vedi? Questa trasmissione, parlo di quella che ho condotto io, metteva insieme appunto la cronaca anche nei suoi elementi più significativi, in questo caso anche con risvolti sociali importanti, e poi i personaggi dello spettacolo. Questo mix molto semplice, in fondo anche innocente, non c'è, salvo
fatti importanti e drammatici come questo. Non a tutti è piaciuto, non a tutti, soprattutto come dire, nei piani alti della nostra intelligenza, quindi critici, colleghi, che dicevano moltissimo alla gente. Un latitante come Provenzano, del resto, indagando sulla sua cattura, sulla sua ricerca, abbiamo arrestato a Palermo qualcosa come 420 persone, tra imprenditori, tra favoreggiatori, tra appaltatori, tra tutta gente che faceva parte di un sistema che è il sistema di connivenze mafiose, che non è solamente composto da coloro che sono parte integrante dell'organizzazione, cioè nella parte militare o la parte criminale, ma è tutto un sistema anche nel sociale che si avvale di Cosa Nostra, che ne ha benefici e sfrutta questa situazione. Ecco, con un lavoro così impegnativo che dà dei risultati così straordinari come quello che state facendo voi. Ma hai dei rimpianti? No, devo dire no, io grazie al cielo sono molto fortunato, perché perché tu, stanco di fare la diretta quotidiana, hai pensato bene di fare un'altra diretta quotidiana, però la mattina presto, in modo da svegliarti all'alba. Una mattina, devo dire, mi riempie di soddisfazione, perché qui siamo tornati più al giornalismo, all'informazione, sì, al servizio pubblico. All'informazione di servizio. Mi piace molto fare delle cose, oso persino usare la parola utili, in un momento in cui la televisione viene messa sotto accusa, o sotto, come al solito, periodicamente, qui noi diamo le notizie su quello che c'è il giorno, cosa capita in quel periodo, oltre ovviamente anche alcune cose di costume, alcune cose un po' più leggere, come giusto che sia. Ma tu che cosa vedi oggi? Cosa ti piace vedere da telespettatore? Ma adesso, facendo uno mattina... Beh, dormire presto e quindi no. Intanto l'informazione, come ti dicevo, quindi telegiornali, i programmi di informazione, cioè l'approfondimento, e mi spiace moltissimo che sia Mentana che sia Vespa siano molto tardi adesso. Certo. Allora c'ho Ballarò, Santoro che cominciano prima, per fortuna. E poi quello che capita, mi piacciono le fiction, mi piacciono i film naturalmente, ecco, un po' meno i programmi, ecco, sì, forse i reality un po' meno, però sai, c'ho il satellite, quindi vedo molto la TV americana. Vanno le tue figlie Carlotta e Matilde, no, le mie vedono figlie non tutta... guardano la televisione, no, loro guardano la televisione su internet, cioè tu gli dici quel giorno Obama, quando fu vinse e fece un discorso, loro cercano Obama, the winner, the day, winner, e si guardano quella cosa. Tu pensi che questo sarà la televisione del futuro? Sì, sarà così, e sarà in un posto diverso da quella dove è adesso, e ancora non sappiamo bene se rimarrà sul computer o sarà sul telefonino o sull'orologio, perché l'idea sarà quella di mettere tutto insieme, però da noi questo processo sarà più lento, perché noi siamo un po' più lenti su tutta la questione tecnologica, l'innovazione, e quindi la TV, e poi siamo un paese con un'età dove gli ultraquarantenni siamo tantissimi, e quindi abbiamo la possibilità di sederci e metterci là e guardare la nostra bella televisione col telecomando alla vecchia maniera, cioè quella che va un po' scomparendo, mentre oggi va molto la TV interattiva. Come ti dicevo, è la TV on demand. Sì, che poi lì addirittura paghi senza nemmeno pagare, come ti dicevo, come fanno le mie figlie e così via. Grazie. Grazie a te. Senti, ma poi, di là c'erano delle foto in mezzo ai libri. In mezzo ai libri, aspetta, ma pure che è scaduto il microfono. In mezzo ai libri ci sono due foto a cui tengo particolarmente. Te li prendo, Sei anche atletico, fai ginnastica? Sì, molto, sempre, ma non ora, da quando sono ragazzo. Allora, questa ci tengo, sono delle foto così, piccoli simboli, questa è un po' l'idea mia di mondo. Sei un figo qua. Ti ringrazio, è bello sentirselo dire. Qui siamo un salto nel tempo. Sei tu questo. Ecco, appunto. Non ci posso credere. Come per la serie I Mostri. Quello all'estremo, alla destra, ecco, sì, si capisce benissimo perché ho la barba, i capelli lunghi, e più o meno con quella foggia fui preso alla Rai. A fare i contratti a termine alla Rai. Già che Mr. Hyde, avevo 20 anni, avevo Guy è già un fisichetto, no?